tecnologie, soprattutto laboratoriali, molto centrate sul gioco e proprio per questo spesso molto efficaci e molto efficienti. Anche su questo il Comune di Pisa mette a disposizione delle risorse importanti, perché sono circa 150.000 euro dal bilancio comunale più circa 230.000 euro di fondi regionali che sono recuperati attraverso bandi. Ecco, queste sono il complesso delle risorse che finisce nelle nostre ludoteche, nei luoghi di aggregazione per piccoli, che sono luoghi di quartiere, e oltretutto nei campi solari, che sono quei servizi di educazione non formale che vengono realizzati soprattutto durante l'estate. Di nuovo, anche qui, come anche nei progetti che vengono realizzati nelle scuole in orario scolastico ma extra curricolo ministeriale oppure fuori dall'orario scolastico con gli insegnanti, le priorità che l'amministrazione comunale dà a chi poi realizza questi progetti per accedere ai finanziamenti sono sempre le stesse, e sono quelle che diceva prima Giulio: da una parte il potenziamento di tutti i linguaggi, di tutto quello, di tutti gli strumenti di comunicazione interpersonale, quindi non solo il linguaggio verbale, che è purtroppo l'unico sviluppato nella scuola, il linguaggio verbale, forse nemmeno più quello, visto che l'uso dei congiuntivi non mi sembra la materia forte ormai di quasi nessuno più. Non soltanto le radici quadrate, ma abbiamo anche il problema dei congiuntivi adesso, ma al di là del linguaggio verbale, soprattutto il linguaggio scientifico, il linguaggio musicale, tutti quei linguaggi che sono ad alta densità di informazione e che mettono molto bene in connessione la mente con il corpo, la teoria, la razionalità con l'esperienza, e quindi realizza la connessione fra tutte le competenze e le abilità di cui parlava prima Giulio. Poi l'educazione alla cittadinanza attiva, quindi da una parte lo sviluppo delle abilità cognitive individuali, dall'altra lo sviluppo delle abilità relazionali, e infine la cura delle diversità, fare tutto questo con un'attenzione a tutte le diversità di genere, le diverse abilità e le diversità culturali. E non sono quindi, aggiungo l'ultima, diciamo, queste sono alcune competenze che non sarebbero esattamente comunali, ma sulle quali il Comune di Pisa è, nonostante tutto, impegnato con importanti risorse di bilancio. Altre sono le infrastrutture, e su questo dico l'ultima cosa, poi mi fermo, perché credo, insomma, le cose da dire in realtà sarebbero tante, ma insomma diventa, parlo già da 28 minuti e mi sembrano già sufficienti, anche troppi. Le cosiddette infrastrutture. C'è l'idea, e vorrei ribaltare, riprendo l'inizio del ragionamento di Massimo e lo ribalto anche un po'. Massimo ha iniziato il suo ragionamento dicendo che un paese che si sviluppa, una comunità che si sviluppa, è una comunità che investe nell'istruzione e nell'educazione. Naturalmente questo è assolutamente vero, lo dicono i numeri, lo dice il fatto che, come ricordavo anche prima, questa che stiamo vivendo non è una crisi finanziaria, ma è una crisi economica. È una crisi economica perché è una crisi di valori. La nostra economia negli ultimi 100 anni è stata fondata sostanzialmente sul valore del denaro come misura della ricchezza di un paese, invece di essere fondata, come ci suggeriva Keynes, come ci ha detto più di recente Amartya Sen, sulle capacità di ogni individuo di evolversi, di sviluppare, di contribuire allo sviluppo della società. La nostra Costituzione italiana, scritta col sangue dei partigiani, dice veramente questo, perché i primi 3 articoli della Costituzione italiana dicono che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non è fondata sulle TV di Berlusconi, ma è fondata sul lavoro. Poi l'articolo 2 dice che le risorse devono essere per tutti, e l'articolo 3, quindi la questione dei diritti, e l'articolo 3 parla del merito e dell'importanza di sviluppare capacità di ognuno
indipendentemente dalle condizioni, dare pari opportunità a tutti. Sono i primi tre articoli della Costituzione italiana e questo ragionamento delle capacità umane è perfettamente calato, ma molto poco realizzato purtroppo, no? Dico, questa è una crisi, come dicevo prima, quindi economica, proprio in questo senso, e anche in questo senso la proposta del Partito Democratico nell'ultima campagna elettorale era una proposta molto ben centrata esattamente sul ribaltamento dell'idea di economia, e quindi un'economia che misura la ricchezza di un paese sulla capacità di crescere e di evolversi dei singoli individui e quindi poi anche della comunità, piuttosto che non sulla circolazione di denaro. Fatto sta che comunque, volendo ribaltare appunto questa idea di economia, c'è da una parte l'idea che la scuola e l'educazione sia il futuro di un paese, verissimo, perché se ognuno di noi impara a risolvere i problemi, impara ad imparare, come diceva prima Giulio Fabbri, non c'è nessuna crisi finanziaria che ci possa resistere, siamo in grado di superarla, è una questione di tempo, ma non dobbiamo essere in balia di 3, 4, 5, 6 serie di emendamenti alla stessa manovra finanziaria, perché evidentemente chi in questo momento dirige il nostro paese non ha nessunissima idea di dove andare, di quale sia la direzione da prendere, e non è un caso che la classe dirigente, la classe che dirige e che governa il nostro paese in questo momento non brilli per gli investimenti che ha fatto sulla scuola, per gli investimenti che ha fatto sull'università, per i non investimenti che ha fatto in questo settore. È un tutt'uno, non è che siano cose diverse. Non è che la nostra economia va come va perché va in tutto il mondo così. La nostra va peggio perché negli ultimi 20 anni abbiamo avuto la Repubblica fondata sulle TV, non la Repubblica fondata sul lavoro. Chiaro? Quindi questo detto, è anche vero però che la scuola e l'istruzione e l'educazione sono un motore economico non solo per il futuro, non solo perché è l'occasione che noi diamo ai cittadini più piccoli di diventare poi cittadini del futuro, futura classe dirigente capace di risolvere i problemi se imparano ad imparare, si comincia a lavorare su modalità, su metodologie di apprendimento diverse, ma anche perché l'investimento sull'istruzione e sull'educazione adesso è un motore di sviluppo economico. Quanta parte delle risorse, io l'ho detto, nel comune di Pisa il 10% delle risorse sono risorse occupazionali per educatrici e per operatrici del settore dell'educazione. Quindi si tratta di un pezzo importantissimo dell'economia, questo da un punto di vista del personale, delle risorse del personale, ma da un punto di vista delle infrastrutture. Cosa succederebbe se improvvisamente nel nostro paese, invece di investire su infrastrutture, non voglio fare degli esempi come, io sono di Reggio Calabria, quindi per esempio il ponte sullo stretto di Messina, si investissero risorse sull'edilizia scolastica, sulle connessioni internet, sulle tecnologie all'interno delle scuole, tutte quelle tecnologie che ci consentirebbero di avviare modifiche sostanziali, anzi rivoluzioni culturali nei metodi di apprendimento, introducendo l'apprendimento cooperativo e quant'altro serva per realizzare le cose che diceva prima Giulio Fabbri, per mettere il fotovoltaico sui tetti delle scuole, rendere le scuole, gli edifici pubblici indipendenti e autonomi da un punto di vista energetico. Cosa succederebbe? Sarebbe un pezzo importantissimo di economia. Questo è quello che noi proviamo a fare a Pisa. Abbiamo messo circa 400.000 euro continueremo a mettere ormai quasi un tetto fotovoltaico per ogni istituto comprensivo, 700.000 euro di investimenti in tecnologie, lavagne interattive multimediali e quant'altro insieme con la Regione Toscana nelle nostre scuole, e sicuramente dovremo lavorare, questa è una criticità su cui credo che il partito possa fare
parecchio da un punto di vista del recupero della, diciamo del pensare, dell'elaborare, del progettare, dovremmo fare qualcosa in più sulla razionalizzazione dei nostri plessi scolastici, quindi di tutta l'infrastruttura legata all'edilizia scolastica. Quindi queste sono, diciamo, sono cose che in questo momento sono in atto, altre magari, diciamo, ci saranno altre occasioni per raccontarle. Soprattutto metto l'accento soltanto su due, di cui dico soltanto i titoli, e sono cose che, sulle quali cominciamo a lavorare adesso e che credo sarebbero un ottimo, diciamo, motivo di dibattito all'interno del partito, coinvolgendo i simpatizzanti, coinvolgendo chiunque ci stia a pensare, a ragionare di queste cose, tutto quello che sta attorno alla quello che noi chiamiamo il programma per la città delle bambine e dei bambini, che di fatto coinvolge tutte le competenze comunali trasversalmente, con un unico filo comune, che sono i destinatari, cioè la nostra popolazione cittadina da 0 a 14 anni, e che include alcune azioni innovative come la creazione di percorsi e di modalità, di luoghi di partecipazione per le bambine e per i bambini alle scelte che li riguardano, e anche l'autonomia da un punto di vista della mobilità, quindi tutti i percorsi pedonali protetti che stiamo realizzando anche insieme all'assessore Gai nei vari quartieri, e sui quali stiamo coinvolgendo le scuole. In particolare avremo l'avvio di alcuni di questi percorsi subito dopo l'inizio dell'anno scolastico. Quindi questo, è soprattutto il lavoro sull'innovazione nei processi di apprendimento e di insegnamento, per i quali stiamo investendo delle ulteriori risorse e che ci porteranno, con un gruppo di progettazione che stiamo per avviare in questi giorni, e che include le neuroscienze, il settore delle neuroscienze, il settore della psicologia, della pedagogia, con importanti anche contributi da eccellenze a livello nazionale e internazionale. Ecco, su questo noi stiamo investendo delle risorse da mettere a disposizione degli insegnanti e delle scuole. Ripeto, si tratta di azioni che non competerebbero all'amministrazione comunale, ma nel vuoto pneumatico nel quale in questo momento la scuola si trova da un punto di vista degli investimenti, delle politiche nazionali e di questo governo, ci sembrava importante, e ci sembra ancora più importante, riuscire ad aprire una porta, a dare una speranza, a gettare lo sguardo oltre le criticità che sono, come noi diciamo sempre, sono, se affrontate bene, sono delle, come diciamo anche le nostre bambine e i nostri bambini, quando insegniamo a risolvere i problemi, diciamo, non, il punto non è che ci sia un problema, il punto è che cosa si fa per risolvere quel problema. Se ci sono delle criticità, ma se noi abbiamo anche delle idee, queste criticità sono in realtà delle opportunità per fare meglio e per fare di più. Come bisogna fare meglio e come bisogna fare di più, c'è un elemento che è assolutamente indispensabile, e questo elemento è la coesione sociale. Su questo io credo che il partito possa fare molto, e anche insieme all'amministrazione. Io credo sia importante che, come diceva prima Luigi Puccini, i genitori si riapproprino degli strumenti di partecipazione democratica all'interno delle scuole, e che si facciano cittadini e cittadine attivi dei cambiamenti all'interno della scuola. Da parte nostra l'assessorato ha da 3 anni, da quando mi sono insediata, io incontro i genitori 3, 4, 5, anche 6 volte all'anno, i rappresentanti dei genitori, proprio per un confronto diretto. Credo che un altro tipo di confronto dovrebbe e potrebbe accenderlo il partito, attraverso la costituzione di una rete di genitori e di insegnanti che possa interfacciarsi con
con attraverso il partito, con l'amministrazione comunale, quindi possa contribuire allo sviluppo di queste idee che in questi 2 anni noi pianificheremo e progetteremo e che possono essere l'ingrediente per le proposte da fare nella prossima legislatura.